questa settimana iniziamo il libro di Shemot, Esodo, che contiene alcune delle parti più note della storia ebraica. Ora è un po' presto per iniziare a preparare il seder di Pesach, ma parliamo di un pasuk piuttosto sorprendente, una frase di quando eravamo schiavi in Mitzrayim, in Egitto, riferendosi al lavoro faticoso che gli ebrei furono costretti a sopportare. Il pasuk dice: «E gli hanno reso amare la vita, vai mareru et chayeyem». La domanda è: perché le parole «vai mareru et chayeyem» hanno un segno di cantalazione o segno musicale della lettura chiamato Kadma Ve'Azla? La risposta è: quando Hashem parlò ad Abraham, gli annunciò che il popolo ebraico sarebbe stato in Egitto per un periodo di 400 anni. In realtà hanno vissuto in Egitto solo 210 anni. Uno dei motivi per cui spendono 190 anni in meno in Egitto è perché gli egiziani resero il lavoro estremamente difficile. Pertanto, in 210 anni avevano subito l'equivalente di 400 anni di sofferenza. Il segno musicale di Kadma Ve'Azla esprime questo pensiero. La parola Kadma significa anticipare, e la parola Azla significa lasciare o andare. La Torah ci sta dicendo che si alzarono e lasciarono l'Egitto prima dei predetti 400 anni perché vai mareru et chayeyem. Hanno fatto la loro vita estremamente amara, nella misura in cui 210 anni erano l'equivalente di 400 anni. È affascinante notare che la gematria, il valore numerico delle parole Kadma Ve'Azla, è 190, il numero di anni dedotti dagli originali 400. Shabbat shalom a tutti.